coordinatore nazionale dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus, Enrico Rizzi, ha presentato alla Procura della Repubblica Italiana una denuncia al questore di Catania per abuso d'ufficio. Si parla sempre dei fatti di Nesima. Oggi conferenza stampa. È salvo il servizio degli asili nido a Catania, fondamentale per molte famiglie. Il sindaco Bianco e l'assessore Troiano ne hanno parlato nei dettagli. Uno studente di medicina vedrà annullata la propria laurea, lo comunica direttamente l'Università degli Studi di Catania. Molte materie erano state registrate senza mai aver sostenuto gli esami. Si sospetta la complicità dei dipendenti. E il coordinatore nazionale dell'Associazione Italiana Animalisti Onlus oggi a Catania per presentare una denuncia nei confronti del questore di Catania per abuso d'ufficio. Parliamo sempre dei fatti di Nesima dello scorso settembre. A seguire una conferenza stampa per spiegarne le ragioni. Prima però riepiloghiamo tutti i fatti. Il servizio. È il 17 settembre scorso quando i vertici della questura di Catania irrompono all'interno del commissariato di Nesima con uomini e mezzi degni di un'operazione di massima importanza, squadra sopralluoghi della polizia scientifica, personale della Digos, della squadra mobile e della zona telecomunicazioni. Non si cercano pericolosissimi latitanti, non c'è stato alcun conflitto a fuoco. Si vogliono scovare due cagnolini di piccola taglia, rei di avere più volte varcato la recinzione del commissariato di Nesima per godere di un po' di frescura sotto le siepi. Due cani di quartiere regolarmente microchippati e sterilizzati dall'ufficio comunale competente. Ne segue una perquisizione e la produzione di materiale fotografico dettagliato. Di cosa? Come più volte detto e mostrato, di feci, ciotole, palle e un puffo. Ma non basta. Il giorno seguente la dirigente, dottoressa Adriana Mulier, viene trasferita d'ufficio alla polizia anticrimine perché venuto meno il rapporto fiduciario col questore a causa della differente rappresentazione della realtà, cosa che dalle carte però non risulta. La dottoressa Mulier avrebbe infatti raccontato nel dettaglio la medesima situazione poi trovata dai vertici della questura. Scoppia il caso, il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione in aula chiedendo cosa ci fosse dietro. Intanto il capo della polizia fa partire un'inchiesta amministrativa con tanto di funzionari inviati da Roma, inchiesta conclusa da un po' ma di cui non si ha alcuna notizia. UGL polizia non ci sta e pur di arrivare alla verità, scrive al Parlamento nazionale e a quello regionale, a ciascun senatore e deputato, chiedendo risposta in tempi brevi. Arriviamo quindi alla stretta attualità con il coordinatore nazionale dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus, giunto oggi da Roma per depositare alla Procura della Repubblica una denuncia querela nei confronti del questore di Catania per abuso d'ufficio. Nella stessa mattinata, conferenza stampa nella sede UGL a Catania per motivare la scelta e premiare la dottoressa Mulier per la sensibilità mostrata nei confronti degli animali. Chris Grasso per TG La Sesta. E noi eravamo presenti stamattina alla conferenza stampa per comprendere le ragioni della denuncia e raccogliere le dichiarazioni di Rizzi e della dottoressa Adriana Mulier. Sentiamo. Si arricchisce di un nuovo capitolo la storia relativa al maxi intervento della questura per i cani randagi al commissariato di Nesima. Stamattina dalla sede dell'UGL Enrico Rizzi, coordinatore nazionale dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus, ha annunciato che ha depositato presso la procura un atto di denuncia nei confronti del questore. Inoltre durante la giornata è stata consegnata una targa di riconoscimento al vice questore aggiunto della Polizia di Stato Adriana Muliere per la sua grande sensibilità nei confronti degli animali. Ma sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Per lei qual è il significato di questo riconoscimento che oggi le è stato consegnato? Questa è una bella domanda. Qual è il significato? Il significato è sicuramente che fare del bene comunque porta qualcosa di positivo, e fare del bene anche ad essere indifesi come gli animali. Tendo a ricordare che sono tutore delle forze dell'ordine. E i reati contro gli animali sono previsti dal codice penale, ci sono reati perseguibili alcuni d'ufficio, alcuni a querela di parte. Ciò non toglie che le denunce per reati contro gli animali in genere sono denunce né più né meno come altre, devono essere prese e seguite.
Noi oggi siamo qui per portare tutta la nostra massima stima e solidarietà agli uomini delle forze dell'ordine ed in particolare appunto il commissariato Onesima della Polizia di Stato che, come ben sapete, purtroppo lo scorso 17 settembre sono stati vittima di un episodio che è alquanto inaccettabile, se non per dire, scusate, ma davvero ridicolo. Ce lo può spiegare il motivo di questa denuncia alla questura? Ma guardi, il questore, per quanto ci riguarda, ha abusato assolutamente del suo potere. Noi abbiamo, io il giorno stesso che sono venuto a conoscenza di quanto era accaduto nel commissariato, ho immediatamente avvisato il nostro ufficio legale ed, esaminate tutte le carte, abbiamo assolutamente accertato la possibilità, fattispecie di reato punito dall'articolo 328 per quanto riguarda appunto l'abuso d'ufficio. Quindi è assolutamente giusto e corretto che la magistratura faccia le sue dovute indagini e porti alla luce, punendo, se è giusto che così venga fatto, il questore e chi con lui ha cooperato in quel blitz che è stato effettuato. La denuncia è stata depositata? Assolutamente sì, la denuncia è stata depositata presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Catania. Cambiamo argomento, una notizia appena battuta dalle agenzie di stampa, una scossa sismica sul versante nord dell'Etna si è prodotta alle 12.38, l'evento ha avuto magnitudo 2.1 ed è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 29,3 km in prossimità dei comuni di Randazzo in provincia di Catania ed altri nel Messinese. Il terremoto rientra nell'attività del vulcano. Il sindaco Enzo Bianco e gli assessori al welfare Fiorentino Troiano e al bilancio Giuseppe Girlando hanno illustrato stamattina i termini dell'accordo sugli asili nido con le parti sociali. Soddisfatti i sindacati presenti all'incontro. Per noi c'era Sonia Laffadina. Stamattina il sindaco di Catania Enzo Bianco e gli assessori ai servizi sociali Troiano e al bilancio Girlando hanno illustrato alla stampa e anche alle sigle sindacali gli accordi raggiunti per quanto riguarda la questione sugli asili nido. Sentiamo le interviste. Questo nuovo progetto che dal 2014 consentirà l'apertura dei 14 asili nido, non solo, come ha detto il sindaco, è la dimostrazione che quando il servizio pubblico può coniugare efficienza, efficacia e risparmio dei costi, ma questo progetto consentirà anche nuovi posti di lavoro, perché quando si passa da 540 a 740 bambini questo comporta un aumento del personale e quindi anche in una situazione drammatica come quella dell'occupazione significherà anche un piccolo contributo rispetto a nuovi posti di lavoro che si creeranno, perché questo servizio comporterà appunto la necessità di nuovi operatori. Infatti il progetto prevede tra i vari punti la delibera del Consiglio Comunale che annulla quanto previsto nel piano di rientro e riapre gli asili nido per il 2014. Rimangono aperti 14 asili nido su 15 perché quello di via Tomaselli, essendo in affitto, viene dismesso. Un risparmio di circa 550.000 euro, un aumento dei bambini da 530 a 740, l'apertura dalle 7.30 alle 18.30, l'apertura di 11 mesi rispetto ai 10 precedenti, cioè a luglio e la prima settimana di settembre, e due rette uniche da 140 euro dalle 7.30 alle 14 e 250 euro dalle 7.30 alle 18.30. Soddisfatti i sindacati. Intanto bisogna sottolineare tre cose. La prima, gli asili nido adesso sono riaperti, erano chiusi e questo è un risultato straordinario. Seconda questione, si sono garantiti i livelli occupazionali dei lavoratori pubblici che rimangono nel ruolo pubblico e svolgono attività di educatrici e nel ruolo dei lavoratori privati, cioè quelli delle cooperative che sono rimasti. Nell'accordo è previsto che rimangano 98, cioè garantendo i livelli occupazionali. Terza questione, che è la cosa più importante, si è ampliato il numero dei bambini che possono fruire di questo servizio e io credo che questo sia davvero il risultato più importante, perché dà intanto attenzione all'infanzia, alla necessità dei servizi all'infanzia, ma aiuta le famiglie a poter usufruire di un sistema dei servizi pubblico e misto. E siamo certi che questa sia una notizia molto importante per molte famiglie catanesi. Il Consiglio Comunale di Catania, presieduto da Francesca Raciti, ha approvato con 22 voti favorevoli e 10 astenuti la delibera presentata dall'amministrazione comunale sull'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. La delibera è stata modificata da un emendamento della maggioranza accolto dall'amministrazione sul
sul quale anche l'opposizione si era espressa favorevolmente. Prevede l'esenzione dall'aumento dei costi di costruzione gli interventi di ristrutturazione sui edifici residenziali mirati all'adeguamento antisismico e al miglioramento dell'efficienza energetica. L'esenzione è stata estesa anche alla ristrutturazione delle prime case. Adesso vi raccontiamo una storia molto particolare, accade all'università, alla Facoltà Medicina di Catania, l'annullamento di una laurea di uno studente che avrebbe dichiarato esami mai sostenuti. Subito avviata la verifica amministrativa. Per noi Valentina Licciardella. Scoppia un caso all'Università di Catania. Ne dà notizia l'ufficio stampa attraverso un comunicato che leggiamo testualmente. L'Università di Catania annullerà la laurea di uno studente del corso di studi in medicina e chirurgia, che ha conseguito il titolo lo scorso 22 ottobre, senza però aver mai superato diversi esami di profitto, con la presunta complicità di alcuni dipendenti dell'Ateneo, che avrebbero invece registrato regolarmente nel suo curriculum didattico le materie mai sostenute. Questo uno dei provvedimenti assunti dal rettore Giacomo Pignataro, a conclusione dell'indagine amministrativa interna subito avviata dall'università, a seguito di una segnalazione anonima. Appena ricevuta tale segnalazione, dichiara il rettore Pignataro, genericamente firmata da studenti di medicina, abbiamo predisposto un'immediata verifica amministrativa. Purtroppo tale indagine ha confermato i sospetti, con esiti che lasciano presupporre la fattiva responsabilità di alcuni nostri dipendenti. Abbiamo pertanto provveduto a denunciare tale vicenda alla Procura della Repubblica ed avviare, per via brevissima, i procedimenti disciplinari previsti. Per quanto riguarda lo studente, è stata avviata la procedura di annullamento degli esami non supportati da adeguata certificazione e di conseguenza dalla laurea. Con la vecchia procedura di registrazione cartacea degli esami, spiega il rettore, sussistevano ancora dei passaggi che richiedevano l'intervento di un operatore autorizzato a caricare gli estremi dell'esame nella banca dati. È in questi passaggi probabilmente che si è verificato l'intervento fraudolento volto alla trascrizione di esami non sostenuti e all'ammesso controllo del fascicolo riguardante lo studente laureando. Con la nuova modalità telematica di registrazione degli esami, sono ora i docenti stessi ad inserire i dati nel registro elettronico. Stiamo comunque lavorando ulteriormente affinché il nuovo sistema di registrazione delle materie sia messo in condizioni di impedire il ripetersi di tali fatti, che vanno assolutamente condannati e severamente perseguiti. Nella mattinata di ieri la proprietaria di un negozio di abbigliamento al centro di Catania chiamava il numero di pronto intervento, il 112, segnalando di aver subito un furto d'opera di alcuni ragazzi che con azione fulminea si erano introdotti nell'esercizio e dopo essersi impossessati di un cappello utilizzato per le prossime feste di Halloween si allontanavano senza pagare. La centrale operativa del comando provinciale inviava sul posto una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile in servizio di prevenzione nelle vicinanze che al fine di accertare i fatti provvedeva a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Ha avuto un'idea sommaria degli autori del furto, i militari iniziavano le loro ricerche che si concludevano all'interno della Villa Bellini dove venivano ritrovati i ragazzi. Accompagnati in caserma per le formalità di rito venivano riconsegnate poi ai genitori opportunamente avvisati in considerazione del fatto che avevano tutti un'età inferiore a 14 anni e che l'esercente non ha inteso sporgere denunce. Carabinieri invece della stazione di Gravina di Catania hanno arrestato Francesco Santapaola, 41enne, su ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica del Tribunale di Catania. Nel dicembre del 2007 l'uomo aveva aggredito due agenti di polizia intervenuti a placare una discussione animata tra lo stesso ed un altro utente della strada a seguito di un incidente. Il Tribunale di Catania in merito a quei fatti lo ha ritenuto colpevole dei reati di resistenza pubblica ufficiale e lesioni personali aggravate infliggendogli una pena di 7 mesi che sconterà presso il proprio domicilio. Una brutta notizia adesso, un incidente mortale stradale la scorsa notte in via Plebiscito a Catania, nella zona vecchia della città. Un uomo di 29 anni si è scontrato a bordo della sua moto con un'auto all'incrocio con via Grimaldi. Il centauro è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Garibaldi, ma è morto nella notte. Sull'incidente indagano i vigili urbani del comune di Catania. Cambiamo decisamente argomento. Consegna ufficiale dei certificati DNV inerenti alla certificazione integrata qualità e ambiente conseguita dalla SAC. Stamattina presso gli uffici della società si è tenuta la consegna ufficiale. Sonia Lafarina.
La SAC Società Aeroporto Catania ha conseguito l'attestazione emessa da uno degli enti internazionali più importanti, DNV, ottenendo la certificazione integrata qualità e ambiente. Soddisfatto l'amministratore delegato della società, Massimo Mancini. Significa certamente innanzitutto un adempimento, perché noi avevamo una previsione già dalla concessione quarantennale, era un impegno che avevamo assunto di raggiungere questo obiettivo, e poi comunque è la certificazione di un ente di parte terza che c'è un sistema di gestione che è attento sia alla corretta gestione aziendale sia alla corretta gestione rispetto alla questione ambientale. È una strada che abbiamo preso con decisione, abbiamo voluto mettere appunto anche dentro il contratto di programma questo obiettivo, perché riteniamo che oggi non sia immaginabile che un'azienda come la SAC non abbia un percorso certificato. Alla cerimonia di consegna è intervenuto anche Massimo Berlin, direttore generale DNV, che ha così commentato. SAC ha deciso di rivolgersi ad un organismo di certificazione leader a livello internazionale, che basa, diciamo, la sua strategia, la sua presenza sul mercato su valori quali la qualità del servizio, l'integrità, e diciamo sostanzialmente il non compromettere mai la qualità della performance rispetto a qualsiasi altro valore, che nel nostro campo, nel nostro settore, essendo noi fondamentalmente dei provider di fiducia attraverso i nostri certificati, è un valore imprescindibile. E adesso lo sport con il calcio, ancora diversi dubbi di formazione per De Canio in vista del match che il Catania giocherà domenica contro il Sassuolo. Monzon si aggiunge alla lunga lista di indisponibili. Per noi Antonio Costa. La colonia di infortunati ed indisponibili nel pacchetto arretrato del Catania continua ad aumentare sempre di più. E il match contro il Sassuolo proporrà una difesa rossa-azzurra totalmente rivoluzionata. Ai tanti assenti va ad aggiungersi infatti anche Fabian Monzon, che ieri ha riportato una distorsione alla caviglia che lo ha messo fuori uso. Probabilmente il terzino sinistro argentino sarebbe andato in panchina, ma avrebbe rappresentato la prima alternativa a Biragli sulla fascia. Monzon diventa quindi il sesto indisponibile in difesa per De Canio, che aveva già perso le grottaglie Alvarez per squalifica, Bellusci e Cabalseta per infortunio. A questi si aggiungono Spolli e Peruzzi, che però hanno ancora qualche ora per tornare a disposizione del tecnico rossazzurro. Sia il terzino destro che il centrale sono infatti alle prese con il percorso di recupero dei rispettivi infortuni e stanno cercando di rientrare in extremis, ma anche se dovessero tornare quantomeno convocabili, di sicuro non sarebbero mai al 100%. Di conseguenza si profila una situazione che ad oggi lascia pensare a quella difesa a 4 già delineata in settimana, con Capitanizzo a destra e Biragli a sinistra, Rolin e Ghiomber al centro e Capuano prima ed unica alternativa. A centrocampo è più che certo il ritorno di Taxidis dal primo minuto accanto a Plasil, mentre per il terzo posto si profila un ballottaggio a tre dovuto alle condizioni incerte di Almiron. Freire e Guarente sperano quindi nel posto e lo fa soprattutto l'argentino, che ieri ha dimostrato una grande condizione siglando una doppietta sotto gli occhi di De Canio nel test match in famiglia. Resta aperto un ballottaggio anche in attacco, dove Barrientos e Bergessio saranno certamente titolari e questa volta potrebbero essere affiancati da Leto. Il numero 11 rossazzurro è infatti in ballottaggio con Castro e le ultime due sedute d'allenamento decideranno chi sarà titolare. In occasione della tradizionale forte Fiera dei Morti, che quest'anno si terrà presso il parcheggio Fontanarossa dal 27 ottobre al 3 novembre, l'azienda Metropolitana Trasporti S.P.A. informa che si potrà disporre di due aree per il parcheggio delle auto. L'ex mercato ortofrutticolo, che ha una capienza di circa 1.500 posti, del parcheggio Fontanarossa, che ne potrà contenere circa 1.200. In entrambe le strutture il costo del biglietto sarà di 2 euro, mentre per moto e bicicletta sarà consentita la sosta gratuita. Per il parcheggio degli autobus il costo sarà invece di 10 euro. La validità del biglietto si intende per l'intera giornata. E quello che viviamo è un periodo molto complesso, soprattutto per i giovani, per questa generazione. Allora, Sesta Rete ha immaginato una rubrica tutta dedicata a loro e all'opportunità di lavoro e di stage che possono esserci e che magari rimangono
rimangono non sfruttate a causa di una mancata informazione o comunicazione. Inauguriamo quindi oggi una nuova rubrica chiamata È Tempo Nostro, curata da Valentina Licciardelli, in cui appunto illustreremo opportunità lavorative, bandi, stage e finanziamenti vari. E sarà proposta ogni venerdì all'interno del nostro notiziario. Vi informiamo inoltre che tutte le informazioni che ascolterete nel prossimo servizio sono anche disponibili all'interno del sito www.gioventù.org. Ma ascoltiamo il servizio adesso. È il tempo dei giovani, non esiste disoccupazione per chi non la vuol vedere e per tutti coloro che sul fondo non sguazzano ma tentano di rialzarsi. Sestarete inizia da questo. Ogni venerdì all'interno del TG di Sestarete andrà in onda È Tempo Nostro, una rubrica dedicata a proposte di lavoro, stage, bandi e finanziamenti per i giovani. A Sestarete oggi è tempo di aumentare l'occupazione e rafforzare il patrimonio aziendale. Questi gli obiettivi del progetto 1000 giovani per Finmeccanica. Il progetto offre l'inserimento di circa 1500 giovani nelle diverse società del gruppo Finmeccanica in Italia. Per candidarsi è necessario avere meno di 30 anni, avere un diploma o una laurea in discipline tecnologiche e industriali. Scadenza: entro il 31 ottobre 2013. Candidatura: sul sito www.finmeccanica.com. Ambito tecnologico ed industriale. A Sestarete oggi è tempo di 50.000 euro a servizi di supporto per lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi. Il bando incubatore di impresa assegna buoni del valore massimo di 50.000 euro a 5 progetti di business innovativi per aspiranti imprenditori e imprese. Per candidarsi è necessario essere imprese attive da non più di 18 mesi. Scadenza: entro il 31 ottobre 2013. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.idea2impresa.it. Ambito imprenditoriale. Il bando incubatore di imprese è promosso dalla Camera di Commercio di Como. A Sestarete è tempo di bandi del Servizio Civile Nazionale. Selezionano 15.466 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero con compenso mensile di 433,80 euro ed un'aggiunta per i volontari impiegati in progetti all'estero di indennità giornaliera di 15 euro, un contributo giornaliero fino a un massimo di 20 euro per il vitto e l'alloggio e la copertura delle spese di viaggio tra l'Italia e il paese estero di destinazione. Per candidarsi è necessario un'età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le candidature dovranno presentare un solo progetto, pena l'esclusione. Scadenza: entro il 4 novembre 2013. Candidatura: sul sito dell'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale è possibile scaricare il bando Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Per avere ulteriori informazioni, collegatevi sul sito www.gioventù.org, dove troverete la lista di tutte le proposte illustrate e l'annessa documentazione. È tempo nostro, il futuro spetta a noi. E adesso uno spazio dedicato alla programmazione di Sestarete. Oggi nuova puntata, vi ricordiamo, del cartoon per il web creato da Davide Chio, Catania e dintorni, ma sempre oggi alle 18.45 partirà una nuova serie creata per il web, Quattro insoliti amici. Il servizio di Valentina Licciardello vi spiega di cosa si tratta. Il pomeriggio di venerdì si arricchisce e propone un altro spazio dedicato ai giovani che hanno voglia di divertirsi. Dopo il cartoon Catania dintorni, creato per la rete da Davide Chio, nel pomeriggio del venerdì andrà in onda anche Quattro insoliti amici, una web series realizzata da giovanissimi autori. Angela Aiello nel ruolo di Samantha Cohen, Giuseppe Aiello nel ruolo di Nigel Cohen, Federica Nelli nel ruolo di Emily Miller e Paolo Di Rei nel ruolo di Jason P. Lewis. Si sono fatti conoscere attraverso i social YouTube e Facebook, grazie alla loro web sitcom oggi amata e seguita da centinaia di ragazzi e ragazze. Poi, la scorsa primavera, l'arrivo del premio Roma Fest per la qualità e l'originalità del programma. Ancora una volta, in esclusiva su Sestarete, potrete riscoprire il talento giovanile che noi ci preoccupiamo di portare avanti e su cui scommettiamo ogni giorno. Dunque, Quattro insoliti amici vi aspettano ogni venerdì alle 18.45 sul canale 215 del Digitale Terrestre. Non perdeteli!
E si tratta di, di uno degli altri appuntamenti pensati da Sesta Rete in questo che quello che quel tentativo di un'alleanza con il web, di un'innovazione che stiamo provando a portare avanti. Quindi vi invitiamo a seguire oggi alle 18.45 la web series 4 Insoliti Amici. Vi assicuriamo che non ve ne pentirete. Il nostro notiziario si conclude qui, fra non molto, fra poco sarà online, disponibile all'interno del nostro canale YouTube e delle nostre pagine Facebook. L'appuntamento invece con l'informazione di TG La Sesta in diretta tornerà puntuale questa sera alle 19.30. Buon proseguimento di giornata.